Allora, buonasera a tutti. Io ringrazio la compagna Federica e Claudio che hanno organizzato questo ciclo di seminari e mi hanno rivolto questo invito e ringrazio in modo particolare il professor Pastrello compagno, meglio ancora. Ringrazio il compagno Pastrello. Non è un ringraziamento formale, ma ritengo che anche nei momenti seminariali o di presentazione di lavori fatti, sia di grande importanza quello di sottoporre sempre a verifica quello che si è fatto. E per sottoporre a verifica quello che si è fatto e le ipotesi che vengono fuori, uno degli strumenti migliori sia quello della discussione, franca, aperta rispetto alle ipotesi che da alcuni lavori di inchiesta sono venuti fuori. Come accennava Claudio, è stato pubblicato questo libro che si intitola Lotte operaie nella crisi e raccoglie un certo numero di inchieste che ho svolto tra la fine di settembre e dicembre in alcune situazioni di crisi industriali e occupazionali del nord. È una inchiesta che non è nata da un progetto particolare, nel senso che c'è stata la definizione di una minima traccia seguita per questi lavori di inchiesta, ma per l'estrema diversità dei casi che sono stati sottoposti ad inchiesta, diversità per le dimensioni aziendali, cioè da grandi multinazionali a piccole fabbriche di territorio. Grande diversità per quanto concerne settori merceologici, dalla siderurgia al tessile. Grande diversità per quanto concerne anche le caratteristiche di impresa, cioè da aziende partecipate dal pubblico come l'ENI a tipiche situazioni distrettuali, e secondo me si tratta anche uno dei casi distrettuali più interessanti da studiare anche nelle prospettive future, come il distretto della Piastrella, che è a cavallo tra le province di Modena e di Reggio Emilia, che ha in Sassuolo, nel comune di Sassuolo, il centro, ma si diffonde su una pluralità di comuni tra il reggiano e il modenese. Questa traccia di inchiesta l'abbiamo definita un po' sulla scorta degli eventi, cioè le crisi spuntavano come funghi. Quotidianamente si leggeva o si avvertivano notizie di fabbriche presidiate dai lavoratori, di gazebo che 24 ore su 24 stazionavano davanti alle fabbriche, e a fronte di questo susseguirsi di notizie, nel quale anche noi siamo stati un po' travolti, ci sembrava che prevalessero le letture un po' superficiali e schematiche della crisi, cioè qualsiasi evento di crisi industriale o occupazionale veniva ricondotto alla grande crisi finanziaria mondiale, cioè come se questa si fosse manifestata in maniera assolutamente uguale in tutti i territori, in tutte le situazioni produttive, e come se questa bastasse a giustificare qualsiasi tipo di situazione di difficoltà con le conseguenti operazioni di ristrutturazione industriale, di riorganizzazione del lavoro, societarie che c'erano. Dico subito che non è così, cioè sarei da internare in qualche ospedale psichiatrico se negassi la portata della crisi finanziaria mondiale. Ma da qui a dire che ogni crisi industriale deve essere ricondotta a questo fenomeno internazionale, ce ne passa. E ce ne passa soprattutto rispetto alle dinamiche che si verificano non appena si manifesta una situazione di crisi. Cioè, per dirla tutta, in alcune situazioni l'evento della crisi internazionale, la conseguenza restrizione della liquidità del credito, il presunto calo di ordinativi e quindi di volumi produttivi nell'Europa occidentale, viene utilizzato come giustificazione molto forte e socialmente accettabile per realizzare delle operazioni molto pesanti di riorganizzazione produttiva e soprattutto di ristrutturazione occupazionale.
Nel testo che trovate faccio riferimento a questo, è una scaletta che mi sono fatto per evitare di sfarfallare troppo e per seguire un minimo di filo logico che credo debba essere un po' discusso questa sera. È evidente che uno dei primi elementi da approfondire riguarda il criterio di selezione delle inchieste che sono state fatte. E questo criterio di selezione è assolutamente empirico, cioè intendendo per empirismo una condizione materialissima, cioè che non fa riferimento tanto ad una programmazione di lavori quanto, molto più banalmente e brutalmente, alle situazioni o alle disponibilità che sui territori da parte delle strutture del partito o da parte di gruppi di lavoratori venivano segnalate come situazioni di emergenza. Cioè nell'ambito di questa crisi c'è un grande problema di raccontare come stanno i fatti, volutamente non uso uno dei termini che più mi danno l'orticaria e che vanno per la maggiore, di narrazione. La narrazione è una cosa che mi dà l'orticaria, che richiama delle questioni estremamente ideologiche, ma c'è invece un bisogno di raccontare i fatti da parte di chi vive una situazione di crisi. E chi vive in prima battuta una situazione di crisi sono proprio i lavoratori che sono impiegati, che trovano un impiego in un'azienda che magari da un giorno all'altro, anche in spregio alle normali relazioni sindacali, ha recapitato 100 lettere di messa in mobilità o ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della normativa e via andare. Perché c'è anche questo bisogno di racconto diretto? Perché dal punto di vista metodologico mi sono rifatto ad una, tra l'altro proprio in questi giorni è scomparso e quindi credo che sia anche un'occasione questa per ricordarlo, molto modestamente, perché il portato del suo insegnamento è straordinario rispetto alla modestia dei nostri lavori, è scomparso Romano Alquati, che sui primi numeri dei Quaderni Rossi, con le prime inchieste che fece alla Olivetti e alla Fiat, cominciò a definire il concetto di composizione di classe. E Alquati ebbe il grande merito di definire il concetto di composizione di classe tanto dal punto di vista tecnico, semplifico, la posizione che in un processo produttivo occupa un particolare segmento di forza lavoro, date determinate situazioni tecnologiche, produttive, di qualificazione della forza lavoro, e il concetto di composizione politica, che invece è quell'insieme di comportamenti di classe, di resistenza, di attacco, di organizzazione dei lavoratori, che sedimentano anche nel corso degli anni e che determinano una particolare composizione politica. Sono due elementi questi distinti, e io ritengo che uno dei più grossi errori che si fanno a sinistra, compreso il nostro partito, sia quello di ritenere che dalla composizione tecnica di classe in qualche modo discenda automaticamente la composizione politica. Cioè non c'è niente di più falso, il rapporto tra composizione tecnica e composizione politica è un rapporto che va indagato di volta in volta, perché ci sono situazioni, punti alti dello sviluppo, quindi con una forza lavoro, con una classe operaia particolarmente qualificata, che quindi potrebbe anche essere associata in quelle che tra fine 800 e inizio 900 venivano chiamate aristocrazie operaie, che però non matura comportamenti di classe intesi come composizione politica di classe, e l'esatto contrario, cioè punti bassi dello sviluppo in cui si registrano invece delle straordinarie forme di organizzazione e di intervento politico di classe. Detto questo, la traccia che abbiamo utilizzato è una traccia molto semplice che innanzitutto utilizza come approccio non tanto quello quantitativo ma quello qualitativo.